Non ho niente da raccontarti. Ho raccontato che l'arte è come la vita, bisogna viverla. Bilancio della fiera, cioè diciamo della mia presenza, del mio stand, positivissimo. Ho portato parte del mio lavoro e come sempre quando vado alle fiere, possibilmente tendo a rimanere in Italia, vicino, possibilmente vicino anche alla mia galleria, ed espongo il meglio di quello che ho fatto sempre. Non faccio un mercato, faccio una vetrina del lavoro migliore che ho fatto. Allora, espongo il lavoro, chi ha la fortuna di vederlo, di capirlo, di comprarlo, è un uomo fortunato e sicuramente porterà a casa un'opera d'arte. Chi non la vuole prendere, lo prenderà un'altra volta e lo pagherà 5 volte, 10 volte, 100 volte tanto. Perché i quadri sanno loro dove devono andare. Se trovano la persona giusta la seguono, altrimenti stanno al loro posto dove stanno bene. Purtroppo è la capitale della mia regione, è la città che amo, ma è la città che risente del clima economico e politico più di tante altre zone, perché sono città mercantili un po' depresse, ma culturalmente molto discutibili. E questo mi dispiace perché è una città che ha l'università, che ha un passato, che ha una cultura enorme, e l'arte la vede come piccolo capotaggio, come piccolo investimento. Allora, in arte i migliori investimenti che si fanno sono quelli che non si fanno. Se uno non fa un investimento ha già fatto un affare, se uno compra l'arte, la compra l'opera ha già vinto. Come il gioco delle tre palline, non trovi mai la pallina, quando la trovi vinci. Nell'arte devi trovare non l'artista, non il cognome, devi trovare l'opera dell'artista. Se trovi l'opera hai vinto. Il pubblico rispetto all'ultima volta, rispetto soprattutto alla prima volta che ero venuto qui nel 70, la prima volta sono venuto nel 78. Bisogna che ti dica, è decaduto di sicuro il pubblico, perché c'è un pubblico da aste televisive in generale, è un piccolo anche di cicisbei che tendono a fare vedere io ho questo, io ho quell'altro, ma non c'è un pubblico adatto a leggere l'arte come a leggere un bel libro o ascoltare una buona musica o leggere una buona poesia. Si intuisce dalla cultura che hai e da una specie di che non so, le persone semplici possono chiamare usta, o se uno ha orecchio all'arte, se uno è portato a capire l'arte e ha la cultura di base di prima, durante e dopo, riesce a vedere, deve avere un occhio che fa le curve e cercare di capire, di viverla l'arte, di viverla intensamente, in quel senso lì. Poi è molto facile la cosa, non è che sia difficilissimo. Se hai orecchio intuisci la musica, se non hai orecchio fai fatica a intuire. Sono artisti bravissimi, lì abbiamo il cult di oggi che è Nicola Samorì, che non so, se avessi avuto 8.000-9.000 quadri li vendeva in un minuto, era quello. L'arte è così, cioè, sono anche dei passaparola nell'arte, qualcosa, naturalmente Samorì vale perché è un bravo artista. Cioè. Dei Dominici stavolta non ho portato niente, un'altra volta potrò portare un altro quadro, un altro artista che le opere sanno loro dove devono andare, cioè un altro artista straordinario. Ma sono, come diceva De Dominicis, sono 20 anni
E lui lo diceva negli anni 90, poco prima di morire, siamo in pieno Kali Yuga. Il Kali Yuga dura, speriamo che stia per finire, la nebbia, periodo nero, secondo la tradizione indiana. Secondo me dovrebbe migliorare. Io sono un ottimista. Per me il mio amore è il futuro e soprattutto non sarà mai la fine. Tutto è nato e tutto ricomincia e tutto andrà. Dipende dalle persone, dall'umore, dalla serenità, dalla gentilezza, dalla mancanza di cattiveria. Ci sono troppi affaristi, nel senso che credono tutti di essere più furbi e più veloci. Invece sono tutti lenti, ma la maggioranza delle persone sono lente quando pensano gli affari. Quando le persone sanno, una persona che sa, sa, e quindi sa anche scegliere e sa comprare al momento giusto. E il treno bisogna prenderlo quando passa, mentre molte volte voglio prendere il treno quando è già passato.